Il Padre del Signore nostro Gesù Cristo illumini gli occhi del nostro cuore per farci comprendere a quale speranza ci ha chiamati. Alleluia! Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo Gesù e i suoi discepoli giunsero a Betsaida e gli condussero un cieco pregandolo di toccarlo. Allora prese il cieco per mano, lo condusse fuori dal villaggio e dopo avergli messo della saliva sugli occhi, gli impose le mani e gli disse: «Vedi qualcosa?» Quello, alzando gli occhi, diceva: «Vedo la gente, perché vedo come degli alberi che camminano». Allora gli impose di nuovo le mani sugli occhi ed egli ci vide chiaramente e fu guarito e da lontano vedeva distintamente ogni cosa. E lo rimandò a casa sua dicendo: «Non entrare nemmeno nel villaggio». Parola del Signore. È un bellissimo racconto questo che ci può aiutare a capire in senso nuovo e più profondo la nostra vita. Perché è come una profezia, un simbolo che parla di Dio. Anche noi, prima di nascere alla fede, eravamo ciechi in un villaggio di gente cieca spiritualmente. E qualcuno, come è stato per questo cieco di Betsaida, ci ha portato da Gesù. I nostri genitori, la Chiesa, quelli che conoscevano Gesù prima di noi, e ha chiesto che Gesù ci toccasse e ci ridesse la vista. E così è stato. Gesù ha acceso nel nostro cuore la luce della fede, e questo racconto anche fa capire come questa luce si accende per intervento di Gesù, ma è anche una luce che progredisce. Il cieco prima vede qualcosa come degli alberi in movimento, ma poi alla fine del racconto ci viene detto che vede distintamente. Gesù ancora agisce su di lui e la luce diventa piena, vede bene da lontano. Così è per noi. La luce della fede ci fa intravedere qualcosa della nostra vita e dell'amore di Dio, poi quando cresce ci fa vedere da lontano, distintamente. Ci fa comprendere il nostro futuro, verso cui noi andiamo. Poi la prima lettura anche ci insegna come si fa, una volta che la luce della fede si è accesa nel tuo cuore, ad alimentare questa luce, a far sì che non si spenga nei venti che vengono dall'ambiente, dalla società, dal mondo. E Gesù dice due cose: prima
dice non ritornare nel villaggio. È un'espressione anche simbolica per dire non ritornare nel mondo, nella mentalità del mondo, perché lì non c'è la mia luce. E poi con la prima lettura il Signore ci insegna la cosa più importante. Questa luce si alimenta accogliendo in modo attivo e pratico, diciamo attivo, con lo sforzo di mettere in pratica la parola di Dio. Non so se hai notato questa espressione forte di San Giacomo: siate di quelli che mettono in pratica la parola di Dio e non soltanto ascoltatori, illudendo voi stessi. Questa è una parola molto preziosa per noi, perché noi in qualche modo non solo abbiamo la fede, ma frequentiamo la Chiesa come stamattina e ascoltiamo la parola di Dio. Qui c'è un ammonimento, un'indicazione preziosissima, che questa parola del Signore non basta ascoltarla. Certo ci vuole, perché se no noi mai avremo la luce di Dio se non l'ascoltiamo, però questa luce mette radice nel tuo cuore quando c'è la decisione e anche l'abitudine, la virtù di metterla in pratica, ricordarla e metterla in pratica. Allora io volevo concludere, lasciarti questa domanda: sono io una persona che mette in pratica, si sforza di mettere in pratica la parola di Dio, o sono un illuso, credo di essere a posto col Signore perché vado in chiesa, sento la parola di Dio, ma se io uscendo dalla chiesa non mi sforzo di ricordare, di vivere quella parola, Gesù dice attraverso San Giacomo che siamo illusi, e sarebbe una cosa bruttissima dopo aver avuto questa fortuna immensa di avere la luce della fede, farla spegnere per mancanza di impegno a tradurre in pratica la parola di Dio. Ecco, che il Signore ci aiuti a progredire in questo. Così sia.